Vietato sbagliare oggi, è lo spirito e il meccanismo della Coppa che rende queste sfide ancora più speciali. Solo un piccolo sbaglio potrebbe rivelarsi fatale in queste partite. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Allenatore che ha scelto oggi il 4-4-2, tenendo i due attaccanti in posizione sfalsata, uno parte alle spalle dell'altro. In questo modo la seconda punta può inserirsi da dietro per sfruttare gli spazi creati dal centro avanti e sorprendere la difesa avversaria. Fermano la manovra avversaria. Occhio, cerca l'area di rigore. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Cross in mezzo. Incredibile, traverso. Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria. Un approccio che sembra aver funzionato. Ha concluso a botta sicura, era difficile non inquadrare la porta da lì. Vabbè, c'è chi ha fatto anche peggio. Non è il suo caso, però. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Palla recuperata, azione interrotta. Si avvicina all'area. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Puntuale qui il difensore nel recupero. Ci sono metri a disposizione. Occhio al traversone. Occhio al contropiede qui. Possono sfruttare la ripartenza. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. C'è spazio per andare. Occhio all'intervento del direttore di gara. Ha spazio per avanzare. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Punta l'area, cerca il traversone, spazzano senza problemi. Sarà corner a disposizione. Parata super del portiere che vale come un gol. Un intervento di puro istinto su questa conclusione da pochi passi. Palla verso il centro dell'area, pallone spazzato via bene dalla difesa. Lo ferma ma non controlla. Arnold. Il difensore è un muro su questo tiro. C'è un buon anticipo. Guadagna metri. Attenzione, pericolo. Brutto errore dell'attaccante. Sprecato la palla del pareggio. Occasioni del genere non capitano tutti i giorni. Bisogna essere più cinici davanti alla porta. Passaggio intercettato. A metri per correre. Può avvicinarsi alla porta. Può contare sull'aiuto dei compagni. A caccia del gol del pari. Palla ribattuta ma non è finita.
Azione interrotta. Apre il gioco. Arnold. Prova. Ed è rete. Conclusione bassa. Non può arrivare il portiere. Gran bel gol questo, Stefano. Sì, frutto di un tiro molto angolato e preciso. Gli si è presentata l'occasione e non ha sbagliato. Un gol da grande opportunista, facile, ma bisogna essere nel posto giusto al momento giusto. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Occhio a questo lancio, occhio al suo movimento. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Metri davanti a sé, attenzione. Altro tentativo. Passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match. Vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze. Un solo gol di vantaggio è un po' troppo poco da difendere considerando quanto manca da giocare. E con questo porta il suo bottino personale a 2 gol oggi. Il punteggio adesso è di 2-1. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio. E si chiudono qui i primi 45 minuti di gioco. 2-1 il punteggio. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Ci sono metri a disposizione. Ci prova da lontanissimo. Qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore, sappiamo che può e deve fare molto meglio. Tocco orizzontale. Guadagnano la rimessa laterale. Palla in fallo laterale. Palla schizza via dopo il contrasto. La mette in mezzo. Punta l'area. Cross in mezzo. Strepitoso qui il portiere sulla conclusione a botta sicura. Ma era gol, Pier. Non so come abbia fatto a prenderla. Non si darà pace per questo errore, ma purtroppo sono cose che capitano. Autogol e la delusione è evidente. Intercettano bene il pallone. C'è spazio per andare. Senza problemi qui, non segneranno certo con questi tiri. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. La notizia era rimbalzata nei giorni scorsi sulle principali testate sportive. Adesso è ufficiale, il City ha perfezionato l'acquisto del giocatore sul quale aveva messo gli occhi. Era quello che stavano cercando. Può portarsi a un solo gol dagli avversari. Deviazione in out. Si ripartirà con la rimessa laterale.
Un cambio questo che nelle intenzioni dell'allenatore dovrebbe dare nuove energie fisiche e nervose alla squadra che è sotto nel risultato. Guadagna metri verso l'area. Palla lunga sul secondo palo. Per pochissimo non ha raggiunto il pallone. La delusione dell'attaccante. If you had a mobile phone, hand it in. If you've lost your mobile phone, can you please make your way to reception after the game? Thank you. Guadagna metri, palla in mezzo dopo un buon intervento. Ancora un quarto d'ora da giocare. Si avvicina all'area. Prova a sorprenderlo. Rete, splendida rete. Una giornata che non dimenticherà, è arrivata la tripletta. Giornata da ricordare per questo attaccante, hat-trick, tripletta per lui. Sta disputando una partita davvero esemplare, chissà che non possa regalarci altre perle da qui alla fine. Allenatore che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi e ci sono gli applausi, una vera e propria standing ovation per lui. Ha giocato una buona partita Pierluigi, attento, concentrato. 600 secondi da giocare ancora. Occhio, cerca l'area di rigore. Ecco il tiro. E il pallone entra. Ed è gol. Un gol che non cambia la sostanza di questo match. Sì, ma le squadre come questa hanno sempre fame di gol e continuano a spingere fino alla fine. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Arnold. Ci sono metri a disposizione. Bravi qui a bloccare tutto. Palla vagante adesso. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Occhio al suo movimento, palla interessante nello spazio. Attenzione! Ha calciato in porta la posizione defilata, a giudicare dal risultato forse era meglio un assist. Gli attaccanti sono così, quando vedono la porta perdono di vista tutto il resto e pensano solo a segnare. L'allenatore non sarà contento di questa scelta. L'arbitro fischia dunque la fine del match. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. Ha fatto la differenza in campo mettendo a segno una straordinaria tripletta. Si porta a casa il pallone della partita, Pier. Hanno vinto. Stanno veramente giocando bene, i risultati li premiano.